Finalmente dal vivo la Giulia GTAM, una novità che abbiamo già dovuto vedere mesi fa al Salone di Ginevra, ma purtroppo sappiamo tutti com'è finita con la kermesse elvetica e non solo. Ma a pensarci bene, questa attesa non è stata vana, perché quale giorno migliore del 24 giugno 2020 per vedere dal vivo l'ultima creatura del Biscione? Perché questo è il giorno dei 110 anni di Alfa Romeo. Un compleanno molto importante celebrato tra le mura amiche del Museo di Arese, un museo che Giuliano vi ha già raccontato in un video dedicato che vi linko qua sopra. Un museo che ospita tutta la storia di Alfa Romeo, compresa la prima Giulia GTA, e un passato che ritorna a partire dalla sigla a bordo proprio della nuova Giulia GTAM. E per conoscerla nel dettaglio, per conoscerne tutti i segreti, abbiamo qui con noi Fabio Migliavacca. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao, buongiorno. Fabio, che buongiorno a tutti. Head of Marketing della regione EMEA di Alfa Romeo, nonché ex ingegnere di pista e anche istruttore di guida sicura, sì, quindi sì, appunto sì. Marketing, ingegneria. Tanta voglia di guidare, sì. Esatto, e quindi chi meglio di lui può raccontarci dal vivo questa ultima nata del Biscione. Fabio, come si dice a Milano, ciumbia, l'avete fatta proprio bella cattiva. Intanto la vedi dal vivo e devo dire che è un'auto che purtroppo, per fortuna, rende tantissimo quando si vede poi dal vivo rispetto alla Giulia Quadrifoglio, che già ha delle proporzioni a mio avviso fantastiche. In questo caso questo allargamento rende veramente giustizia ed è un body specifico che sì, assolutamente. Impressiona. Appunto, video e foto come sempre non rendono giustizia, ma prima poi di addentrarci, certo, nei segreti. Il primo segreto, quando è nato il progetto GTA e quando avete avuto luce verde? Perché se ne parla da tantissimo tempo e quando abbiamo detto che va bene ragazzi andate, e da lì dove volevate arrivare con la Giulia GTAM? Guarda, nella realtà la Giulia GTA è nata non come Giulia GTA ma come un progetto degli Skunk Workers, quindi dei ragazzi che lavoravano a Modena per il progetto Giorgio e che pensavano a qualcosa di veramente estremo che riuscisse a rendere ancora più impressionante quello che era già il progetto di Giulia Quadrifoglio. Ovviamente, essendo Giulia Quadrifoglio un'auto da tutti i giorni, quindi da poter usare quotidianamente e comunque che dovesse anche competere una certa fascia di prezzo, certe soluzioni sono poi state messe da parte, poi riprese su Giulia GTA e GTAM, proprio perché sono delle soluzioni estreme sia dal punto di vista del costo, perché chiaramente il carbonio ha un costo ha un che purtroppo è molto alto, seppure è uno dei materiali più pregiati che possiamo adattare su un'auto, e anche dal punto di vista della guida. Qui abbiamo dato veramente tutto per poter avere la macchina che esprima al massimo le performance di Alfa Romeo, quindi anche dal punto della guida sarà una cosa diversa. I ragazzi degli Skunk Workers quindi pensavano a qualcosa veramente che potesse incrementare le performance di Giulia Quadrifoglio ancora di più e che potesse quindi dare questa sensazione di estremo per Alfa Romeo. E quando poi abbiamo pensato come celebrare questi 110 anni, abbiamo detto quale momento migliore se non i 110 anni per parlare di nuovo di Giulia GTA dopo 55 anni. Qui esatto, abbiamo un esempio di Giulia GTA del 65, quindi 55 anni dopo la Giulia GTA e 110 anni dopo la nascita di Alfa Romeo, con questo oggetto che è assolutamente in linea con GTA e con la sigla GTA, quindi Gran Turismo alleggerita. Quindi certo. Però appunto vediamo, cioè, l'estetica la conoscevamo già grazie alle foto e assicuro anche chi ci sta guardando che dal vivo è tutta un'altra cosa, con un'aerodinamica stravolta, passami sì, il termine, dominata da questa super ala posteriore che è appunto quella che più balza all'occhio, ma ci sono, immagino, anche tanti altri segreti che magari dal comunicato stampa non sono stati evidenziati, che noi ancora non conoscevamo. Quindi appunto partendo da qua, perché so che questa in realtà è quello che abbiamo presentato a Ginevra, però in realtà siamo nella fase di sviluppo della GTA di GTAM, in questo caso stiamo parlando di una GTAM, quindi la parte centrale dello spoiler sarà regolabile, la forma sarà molto simile, ma la parte centrale sarà regolabile manualmente su più posizioni, proprio per adattarsi all'aerodinamica e allo stile di guida del singolo pilota, quindi a seconda della pista dove si andrà noi daremo anche dei consigli su quello che è il setup aerodinamico ottimale per quel genere di pista. Poi ovviamente
storia insegna che il pilota poi ha stili di guida diverso, per cui adatterà, preferirà poi dopo anche magari giocare. Certo, ma appunto, te ne posso raccontare chicca... una? Vai, siamo qui per questo. Qui davanti, dove c'è questo splitter anteriore, che è specifico, chiedo scusa per far girare intorno alla macchina in questo modo, ma qui davanti abbiamo uno splitter specifico per GTAM, che in questo caso non si vede ancora, perché essendo ancora il concept che abbiamo fatto vedere a Ginevra, questo sta venendo disegnato e finalizzato in modo che sia anche regolabile, quindi avrà la possibilità di attivarsi, come succede già sulla quadrifoglio, in maniera elettronica, attiva oltre una certa velocità, ma sarà possibile regolarlo in direzione, quella che si chiama in gergo ingegneristico in X, quindi frontalmente, su due posizioni diverse, quindi aumentando il carico aerodinamico dell'anteriore e il bilancio aerodinamico tra anteriore e posteriore. Quindi a seconda dell'inclinazione dell'ala posteriore si può regolare anche lo splitter anteriore. Certo, questo appunto, non l'avevamo mai detto. Quindi... sono contento di essere stato il primo a sentire questo segreto. E GTA, la sigla la conosciamo tutti quanti, c'è anche la parola alleggerita. E appunto che è nata con questa, certo, con questa meraviglia, alleggerimento che appunto possiamo vedere qua con la fibra di carbonio e anche all'interno, ma anche al divanetto posteriore sulla GTAM, mentre sì, sulla GTA c'è. Ma anche in questo caso, segreti, un qualche cosa che noi non abbiamo visto, non avete comunicato perché aspettavate di vederla dal vivo? Ma in realtà ti posso raccontare che molto carbonio non si vede perché in realtà è verniciato, per esempio il paraurti, non solo queste parti sono in carbonio, ma è totalmente in carbonio, quindi tutta questa parte è in carbonio, quindi miglioramento di peso dovuto anche a questo elemento. I passaruota laterali, anche questi sono totalmente in carbonio, essendo verniciati magari si nota meno, così come cofano e tetto, che invece abbiamo voluto lasciare con la fibra di carbonio esposta. Poi ci sono altri elementi in carbonio aggiunti che si vedono e che contribuiscono all'alleggerimento, ma banalmente il parabrezza nessuno se lo può aspettare, ma questo parabrezza è specifico di GTA e GTAM, quindi è più sottile, mantenendo le stesse resistenze ovviamente e garantendo la solita sicurezza necessaria per omologazione, ma contribuisce all'alleggerimento. Poi, guarda, andando internamente, visto che hai citato la mancanza della panchetta posteriore per i posti posteriori, all'anteriore abbiamo dei sabelt monoscocca, quindi non hai regolazione, hai già una posizione di guida fissa e quando vuoi regolarlo lo regoli manualmente svitando come si fa sulle macchine da corsa, perché questo è molto vicino a un'auto da corsa, trovando la tua posizione ideale, diciamo tailor made, perché una volta che la scegli è così, poi hai solo la distanza. Vado in fabbrica, mi dicono ok, tu sei fatto così. Esatto, quindi... diciamo che è un po' più difficile cambiarla tra te e tua moglie, con le memorie non c'è. Quindi tu dici che posso lasciarla a mia moglie? Senza ma essere sessisti. Magari la vuole lei. Magari la vuole lei, sì. Magari la vuole lei e la regali a lei. In realtà... Però non può portare i bambini, mannaggia. Ma ah, vabbè, potrebbe essere una scusa in realtà, mia moglie me la ruberebbe volentieri, ok, ti assicuro. Ok, e quindi questo sedile monoscocca alleggerito, tra l'altro qui c'è un dettaglio che si è visto poco, ma questo supporto del sedile Sabelt è un supporto che è scavato per essere alleggerito, oltre alle regolazioni, con la scritta GTAM sul lato. Poi magari è un po' difficile da riprendere. Sì, però sono sempre quelle chicche. Sono questi piccoli dettagli. L'Alcantara è un riferimento al racing, perché l'Alcantara si utilizza sul racing e sulla plancia aiuta a non avere riflessi, ma anche il vantaggio che pesa meno della pelle. Quindi sia queste che sono i pannelli porta, che normalmente sulla quadrifoglio sono in pelle, sia la plancia sono rivestiti in Alcantara in modo da ridurre il peso. Sì, poi bene, scusa, altre chicche, la fettuccia al posto della maniglia, certo, che sono piccole cose che aiutano a limare. Te ne aggiungo un'altra che sembra poca roba, ma dal punto di vista della complicazione non è da poco. Questo sticker quadrifoglio è sottotrasparente, quindi vuol dire che vengono applicate diversi strati di vernice e prima dell'ultimo strato di trasparente viene applicato l'adesivo, quindi non c'è nessuno scalino, ma questo riduce il peso rispetto al badge applicato che c'è invece su quadrifoglio. E sotto c'è un altro adesivo. Questa è una chicca a cui sono molto affezionato, perché è un modo di dare tributo ad Autodelta, quindi la storia su GTA, in questo caso essendo stradale non c'è l'adesivo, c'è su quella racing. Breve parentesi, Autodelta era la divisione non ufficiale di Alfa Romeo per quanto riguarda il racing, allo stesso modo Autodelta qui è un tributo alla storia, quella del passato, ma anche alla storia recente degli skunk workers che hanno lavorato, diciamo, in maniera non ufficiale
a questo progetto che fino al momento della celebrazione dei 110 anni è rimasto chiuso in un cassetto e poi quando l'abbiamo presentato non hanno potuto che darci ragione di questa bellezza. Certo, e quindi certo. Abbiamo provato. Adesso arriviamo al cuore. Vai. Lì sotto sappiamo c'è il V6 mitico che già muove Giulia, Stelvio, Quadrifoglio, c'è più potenza, 540 cavalli, quindi già 510 erano sufficienti, certo. 540. Ma la cosa interessante è come li avete tirati fuori, perché immagino che non sia stato un mero lavoro di attacco un computer, no. Rimappo la centralina. Sarebbe stato facile, esatto, ma... Esatto, ma anche poi dal punto di vista del fine tuning dell'assetto, cioè quanto c'è di Giulia Quadrifoglio, che già sappiamo essere un bell'oggetto, però comunque deve essere anche molto stradale, e quanto invece c'è di altro focalizzato sulla pista? Guarda, su GTA e GTAM il lavoro è stato enorme proprio perché la base di partenza era già molto buona, quindi riuscire a lavorare su una base di partenza come Quadrifoglio e migliorarla non è stato facile. 540 cavalli della GTA e GTAM rispetto ai 510 della Quadrifoglio possono sembrare un salto non altissimo se pensi al fatto che sia un turbo, quindi basta pensare ad alcuni che lavorano sulla centralina per ottenere più cavalli. Noi abbiamo lavorato non solo sull'elettronica ma addirittura sul motore. Noi abbiamo, invece che due getti di olio su ogni singolo pistone, ne abbiamo quattro, quindi ti lascio capire, senza entrare poi nel dettaglio tecnico, certo, quanto lavoro comporti per rilavorare su questo motore. Questo perché dobbiamo garantire che l'affidabilità del motore di una macchina come Quadrifoglio da tutti i giorni sia la stessa anche su questa macchina, perché è una macchina veramente aggressiva, ricorda una macchina da pista, ma deve avere l'affidabilità nel caso in cui il cliente volesse guidarla veramente tutti i giorni, perché comunque è questo l'approccio che abbiamo voluto usare. Oltre all'elettronica, ovviamente, e a questo refinement del motore, abbiamo lavorato anche sullo scarico, che dona una timbrica, oggi lo sentiremo, una timbrica specifica. Abbiamo lavorato con Akrapovic, che è uno dei top player nel mondo dei sistemi di scarico, che è in titanio, quindi anche in questo caso riducendo il peso. Scarico centrale con codini in carbonio e una sonorità che, se già su Quadrifoglio era ottima, su questa è ancora più aggressiva, ma dopo avremo modo di sentirla. Certo, certo. Domanda di rito quando si parla di sportive. Nürburgring. Certo. So che è scontatissima, però bisogna farla. È nei vostri piani andarci e cercare di limare ulteriormente il tempo, oppure è un qualche cosa che lasciate? Poi, visto che sei anche uomo marketing, permettimi questa, certo, leggera digressione. Ormai quanto è marketing unicamente visibilità per il cliente e quanto invece serve obiettivamente andare in un circuito che non ci sono mai stato, ma so essere da colleghi, amici, uno dei posti più impegnativi per un'auto? Allora, una domanda interessante. Noi ovviamente su questa macchina stiamo lavorando anche sull'uptime simulation per vedere dove siamo posizionati rispetto al precedente Quadrifoglio, ma per un semplice motivo, perché il Nürburgring nel frattempo è cambiato, quindi non potremmo mai fare un parallelo tra la Quadrifoglio e la GTA per capire dove siamo finiti, quindi è impossibile avere un paragone, o quantomeno un termine di paragone diretto. Lo valutiamo, ma non è la nostra priorità in assoluto, proprio per questo motivo. È un tema sì di marketing, perché spesso si sentono vari costruttori che vanno al Nürburgring per dichiarare un record. È anche vero che l'approccio che stiamo cercando di tenere su questa, come sulle altre Quadrifoglio, è più quella del tempo sul giro, macchina da track day, ma che sia ancora guidabile anche su strada, certo, proprio perché è una road legal. Quindi molte volte ci sono auto che fanno il record al Nürburgring e poi appena la strada è un po' dissestata iniziano a saltellare, hai pochissima aderenza. Qui cerchiamo comunque di mantenere un setup che ti consenta di guidare forte dove lo consente, divertendoti. La strada c'è ancora. Anche sulla GTAM, che appunto, certo, che sappiamo può essere targata, quindi può andare tranquillamente in strada, però quindi la strada c'è ancora. Io posso andare in circuito direttamente con lei senza uscire già tutto quanto esattamente quella è l'idea. Sarà ancora più da professionista, se vuoi, nel senso che l'allargamento della carreggiata e 50 mm all'anteriore e al posteriore di allargamento carreggiata porteranno ad avere la macchina che sarà ancora più direzionale, quindi in inserimento curva avremo una macchina che sarà ancora più diretta
nell'inserirsi ed è quello che volevamo. Deve essere una macchina che diventa ancora più da professionista rispetto alla Quadrifoglio, che è una macchina molto veloce e molto sincera, ma mantenendo la comunicatività del volante e dello sterzo che abbiamo. Perché lo sterzo è sempre quello bello leggero. La geometria è quella, quindi abbiamo quadrilatero all'anteriore e multilink al posteriore, cambiano gli angoli caratteristici per questa specifica vettura, ma la base rimane quella. Ultimissima domanda, che già la gente mi guarda male, il tempo è tiranno, non so se non te l'ho anticipato prima, rimarrà un unicum nell'universo Alfa Romeo questa GTAM, oppure in futuro altri progetti da skunk workers, da tiratura limitata, incentrati alla pista, arriveranno? Nella storia di GTA se ne sono viste diverse, con diverse interpretazioni, tutte bellissime, quindi questa è l'interpretazione per i 110 anni. Non posso dirti io se un giorno non ci sarà un'altra GTA o GTAM, in questo momento questo è il progetto che abbiamo voluto dare ai nostri appassionati. Perfetto, e direi un gran bel progetto. Fabio, grazie mille per il tempo e per i segreti, e grazie anche alla Giulia GTAM. E vi ricordo che potete leggere l'articolo di approfondimento sul nostro sito motorone.com Italia, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nuovi video che pubblicheremo. E da noi, dal Museo di Arese, è tutto. Grazie mille. Ciao.